Salutiamo tutti i presenti della Trips Community. Direi di sì. Ufficialmente oggi abbiamo superato i 1200 iscritti su Discord, sul canale Discord. Grande traguardo, direi. Il tutto poi in una settimana, 10 giorni è successo. Sì. E c'è una grande novità che è partita oggi, primo giorno. L'annunci tu, Francesco? Allora, abbiamo lanciato un airdrop da 250 dollari. Quindi è un evento abbastanza importante, anche un evento che inizia a far parte un po' di tutte quelle attività che Trips sta lanciando nel lanciare il token e distribuire token, quindi di rendere la community un pochino più collegata l'una con l'altra. Quindi un ottimo evento, direi. Ah, e poi, se non sbaglio, a richiesta, chiunque vuole può fare richiesta di Trips stasera, giusto? Ah sì, infatti. Adesso vado a prendere il link durante la diretta. Questo vale sempre, in pratica, durante la diretta del venerdì sera dalle 9 alle 10 circa. Chi compila il modulo presente e reperibile sul sito e lo invia può ricevere dei trips in omaggio di benvenuto. C'è anche da qualche settimana un incentivo per chi acconsente a ricevere Xtrips, praticamente trips sulla piattaforma XDAI, che è una piattaforma diciamo abbastanza nuova e che ha la caratteristica di consentire transazioni pressoché istantanee e molto molto economiche, perché uno spostamento di token o di monete su rete XDAI costa qualche millesimo di Millesimo, dollaro. sì. Allora, intanto vado a vedere tripscommunity.com. Allora, facciamo così. Tripscommunity.com, i trips, credo che sia. Sì, si va su tripscommunity.com, i trips, acquista, e c'è il modulo in alto a destra, bollino rosso, richiedi i tuoi trips. E adesso Lo mettiamo nella chat di Facebook e YouTube, il link. esatto. YouTube è ancora infelice, non è partito, ma va bene così. Non so se riconosci. Non so se riconosci questo omino qui, questo che sto indicando. Ecco, ho inviato il link Ah, intanto. perfetto. Questo omino qui della foto, lo riconosci? Questo omino qui in basso, adesso non si vede la mia mano, però questo Vabbè, è qui Luca. è Luca, giusto? Lì non c'ero a quell'evento lì. No, era a Milano, era no, un evento, sì, Grecia Icon di 2 anni fa. Io Milano. infatti mi sembra che sentii parlare di quell'evento, ma era fuori zona. Vabbè, Luca ancora non lo conoscevo, e l'ho conosciuto poco dopo a Rimini, al TTG, alla Fiera sul Turismo. Sì, poco dopo, quello stesso anno. Ed è stato folgorante, una conoscenza folgorante.
sentire questo qua che non Racconto. capivo di dov'era, parlare con una presentazione perfetta in inglese e poi sono andato, è stata una sorpresa scoprire che era italianissimo. Era un finto inglese, Finto immagino. inglese, uno dei pochi italiani che parla perfettamente inglese, che non si capisce che è italiano. E così, sì, c'è stata questa grandissima crescita che io l'ho seguita, diciamo, ho dato un'occhiata durante la settimana in Discord e la chat di Discord che adesso vado a prendere il link e lo metto anche su Facebook e poi lo metteremo anche su YouTube. E niente, c'è stata questa grandissima crescita. Non so esattamente da che numeri siamo partiti la settimana scorsa. Comunque, ho guardato, un giorno eravamo 4,70, il giorno dopo 8,50, 9,60, 1000, 1100, oggi 2000. E tutto, beh, insomma, tutto è dovuto a questi bot nuovi. I bot sono praticamente degli automatismi che si possono utilizzare nelle chat tipo quella di Discord, che ti consentono di fare delle cose in automatico. E in pratica qualcuno si è inventato di abbinare i bot far muovere questi bot su rete xDAI, consentendogli di spostare monete. E quindi tu puoi fare delle piccole mance, si chiamano dei tip, e anche questo robottino si chiama tip. A chi compie delle azioni. Delle azioni possono essere, cioè, i like, possono essere dei piccoli compiti che Condivisioni. dai, Sì. condivisioni, eccetera. E quindi c'è stata una grandissima attenzione, richiesta, fermento e di tantissime persone che sono entrate. Poi ci sono anche alcune persone che sono molto interessanti, ovviamente molto interessanti perché hanno competenze. Diciamo di informatica, di chat, di gestione delle chat, eccetera. Quindi, dai, penso che si vedrà a breve l'evoluzione. Sì, beh, è importante, diciamo, è creare questa diversity, no? Anche all'interno un po' della community, come competenze e anche come provenienza. Sì, Perché assolutamente. Trix è nata diciamo, sul vacation rental, quindi la maggior parte delle persone adesso erano e sono tutte persone del settore. Quindi secondo me è bene anche, diciamo, diversificare in questo senso. Quindi è un ottimo esercizio di apertura. Anche se ti devo dire la verità, alcuni canali adesso di Discord sono diventati delle giungle, cioè Beh, come ovvio che sia. no, sì, diciamo per stargli dietro, insomma, ecco, ci devi perdere un po' di tempo su alcuni canali, però è comunque interessante. Che mi sono perso le altre due puntate? Oddio. Non te Adesso così mi chiedi lo... Chiedi troppo. troppo, Come? no, te lo... Ma non te le sei guardate, scusa. No, 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 non l'ho guardata, ce l'ho lì, ho visto che sono piano piano nel weekend recupero. Ai ai ai. Ah, invece questa sera ci proponevamo di parlare di un po' di prodotti, come entrare e come gestire le monete. Quindi SeFi e DeFi, finanza decentralizzata, la DeFi, e finanza centralizzata, invece la SeFi. In pratica, quando l'argomento di stasera, no? Che poi lo sviluppiamo mano a mano. Ci sono vari approcci, vero? Cioè quello not your keys, not your coins, quindi se non hai le chiavi, se non hai le password per gestione del wallet, del portafogli, non sono le tue monete. Questo è un concetto alla base di Bitcoin, fondamentalmente, di tutto ciò che è nato dietro Bitcoin. E quindi che tu abbia il tuo wallet, che sia possibilmente hardware wallet, è la cosa più sicura che ci sia, la chiavetta da inserire nel computer, nel telefonino per autorizzare gli spostamenti. Oppure ti puoi affidare a istituzioni terze in maniera più classica, tipo quello che si fa con un conto bancario, c'è l'equivalente della banca, c'è un'istituzione che
ti offre la gestione del tuo monete. Il tuo patrimonio, però sì. In quel caso non sono proprio tue, ma sono gestite da qualcun altro a cui ti affidi. Sì. In questo caso centralized finance. Corretto, diciamo, la tua fiducia la dai 100% a un terzo, quindi no? Deli completamente la tua fiducia. Che ci può stare, anche perché nella finanza classica poi determinati soggetti bancari hanno anche alcune garanzie, però sai, abbiamo visto che nel passato questo non è sempre così, no? Esistono comunque mille modi per entrare in situazioni dove non riesci a uscire, anche nella finanza classica centralizzata che è più controllata. Altro che. Sì. Quest'anno, cioè, sembra che non succeda niente, no? A livello finanziario, economico, monetario, eccetera. Però se guardiamo intorno a noi, guardi il Brasile, guardi il Venezuela, guardi l'Argentina, ma l'Argentina ci siamo più abituati, guardi la Russia, guardi la Turchia, il Libano, eccetera, ci sono stati vari forti scossoni monetari molto forti, sì, addirittura sì. Perché l'avevo seguito, in Libano hanno chiuso le banche per un certo periodo perché avevano proprio previsto una crisi economica, quindi c'è stata la corsa agli sportelli, e quando c'è la corsa agli sportelli le banche hanno per legge, io ero rimasto all'ultima diciamo impostazione normativa internazionale standard, hanno il 6% della liquidità che rispetto, diciamo, che tu gli depositi, cioè ogni 6 euro che tu gli depositi loro possono emettere crediti per 100 euro. Quindi sono esposti n volte rispetto a quello che hanno in cassa. E se soltanto il 6% delle persone corre agli sportelli a chiedere la moneta, sì, non sono in grado di darli. Corretto. E quindi succede questo con la finanza centralizzata. Ma questo già in quella tradizionale, no? Nelle monete fiat tradizionali. Con le cripto siamo, direi, nel far west. Sì, più totale. Perché può succedere l'una e l'altra cosa, nel senso, no? Ci sono magari monete che hanno di per sé un loro concetto inflattivo, altre magari che hanno all'interno del loro smart contract una loro natura deflattiva, no? Può succedere un po' tutte e due le situazioni. Mm. Però il rischio è che comunque, anche qui, la moneta, diciamo, dietro comunque non ha una garanzia. Cioè, non tutte le monete hanno una garanzia, anche nel mondo cripto. Sì, quindi anche qui, mentre le istituzioni sì. No, neanche lì. Come carica di male. Siamo veramente nel far west. No, l'unico concetto è che in questo momento dove c'è una dualità di ecosistemi, perché quello interessante è l'esistenza di questi due ecosistemi, quindi una finanza classica e questa, diciamo, finanza decentralizzata con il mondo delle criptovalute, dove secondo me questa coesistenza garantisce un po' la sopravvivenza di entrambi i mondi. No, sono due visioni che si guardano e che si stanno studiando a vicenda, e diciamo questa coesistenza secondo me fa bene a tutte e due, perché pone a tutte e due un po' alcuni limiti. Anche perché, ecco, se vogliamo tornare all'argomento della finanza decentralizzata, che cosa sta succedendo? Sta succedendo che alcune esposizioni iniziano a essere molto importanti. Cioè, ci sono dei rendimenti su alcuni prodotti della DeFi molto molto alti rispetto a una finanza classica, il che, diciamo, è interessante, perché comunque è interessante, però apre a tutte tematiche anche di sostenibilità dell'esercizio.
quanto, cioè io ho visto anche, diciamo, abbiamo visto anche l'esperienza di Uniswap, no? Con rendimenti di sushi farm, anzi, con rendimenti che andavano al 300, 1000%, cose, diciamo, fuori da ogni contesto. Sì, ma allora praticamente sono argomenti che poi trattiamo meglio la settimana prossima, no? Che parliamo di circulating supply, total supply, il discorso delle monete, come guardare i grafici, diciamo, mettere a confronto vari progetti a seconda della liquidità, come viene liberata la liquidità dei vari progetti. Sì, cioè, è un mondo. Il discorso che accenni, che fai tu di sushi swap. Allora, è arrivato Luca, dice che va collegato lo streaming software, però è collegato lo streaming software. Aspetta un Parla di secondo, eh? YouTube? Sì, per YouTube. Senti, intanto che te fai queste prove tecniche, vogliamo un attimino condividere Certo, anche a sì, che. no, io sono a posto, non saprei che cos'altro fare per collegare YouTube. Comunque, sì, il discorso è questo. C'è stato, cos'è stato? Luglio-agosto di quest'anno è uscito SushiSwap, che ha fatto concorrenza, cioè praticamente si è proposto come sostituto di Uniswap, che era il portale exchange di riferimento, e improvvisamente c'è stata una marea di liquidità che è montata su Uniswap e poi si è tutta trasferita a SushiSwap perché avevano inventato questo farming, che però cioè il farming è una cosa relativamente semplice perché si sono inventati una nuova moneta, il sushi in questo caso, iperinflattiva, nel senso hanno creato da All'Anvil. zero una moneta che non vale nulla perché la crei da zero, ma non vale nulla finché non la metti sul mercato e la gente comincia a scambiarsela. E hanno detto adesso vi diamo 10 per, la settimana prossima 8 per, quella dopo 6 per. E fino a calare, quindi chi prima arriva meglio alloggia, lì c'è stata una grandissima rincorsa. E ovviamente il sushi è schizzato alle stelle all'inizio perché c'era la pressione e poi è andato un po' in depressione. In depressione, sì, Depressione, un come po'. ovvio che sia. E quella hanno giocato d'anticipo perché sono stati i primi a fare questa cosa in questo mondo. E poi dopo di loro progetti ne sono venuti fuori migliaia che di cui insomma Sono mille manco manco si sfaccettature. conosce il nome di tutti Sì, gli sì. altri. Sì, il discorso, no, il discorso che mi sembra forse più interessante è quello di avere proprio una remuneratività sulle tue monete a seconda di dove le metti, cioè proprio io ti do dollari, anticipiamo un argomento di mercoledì prossimo e di venerdì prossimo, ti do dollari e te mi restituisci più dollari. Questo è completamente diverso, molto più difficile e anche qui siamo nel Far West, nel senso Sì. che finanza tradizionale non ti danno un fico secco. E qui a volte, per periodi, ti danno anche il 50% all'anno, robe pazzesche. Sto facendo riferimento in questo caso, come sai, al nuovo progetto di Origin, con cui collaboriamo come Trips Community, che è Origin USD.
o usd.com. Se si va a vedere sul sito, basta digitare usd.com. Facciamo vedere. E nell'ultima settimana hanno dato un earning, un API, cioè un guadagno medio annuale, però calcolato sull'ultima settimana, del 53%. Non male. Gli interessi vengono rilasciati giornalmente? Istantaneamente, no, in continuo. Mm-hmm. In continuo. Mm-hmm. Mm. E qui non so neanche se si può parlare di interessi, perché c'è un l'unità di misura è sempre il dollaro, che vale 1. 1 vale 1, però cambia la quantità di dollari che hai nel tuo portafoglio in questo caso. È chiaro che la quantità può cambiare sia in aumento che in discesa. Io credo, fino a prova contraria, perché non ho letto da nessuna parte che non possa diminuire la quantità di dollari che hai in portafogli. Momentaneamente sta salendo perché stanno facendo molto bene e c'è molta domanda. Cioè, l'algoritmo potrebbe erodere il tuo capitale iniziale? Cioè, se tu metti 10 dollari, dopo 2 settimane ne posso avere 9? 9. Secondo me non è escluso. Io non ho letto una cosa che dica il contrario nei documenti. Okay. No, io onestamente non l'ho letto. Comunque, magari questa è una domanda da suggerire per... Certo. Sì, per adesso sono tutte supposizioni, perché abbiamo la diretta con Matthew Liu di Origin. Mercoledì prossimo ci sarà Luke che fa l'intervista, che fa questa diretta, sì. Mercoledì prossimo, sì, alle 10 di mattina orario italiano, e poi comunque ne parleremo noi venerdì prossimo, corretto, in modo che avremo anche più informazioni da colui che l'ha ideato e progettato, quindi sarà interessante. Comunque in questo momento io confermo che su 500 dollari che ho preso 10 giorni fa, mi sembra, 18 giorni fa ho fatto 10 dollari. In 18 giorni ho fatto 10 dollari su 500. Non male. Hai fatto, tu non hai fatto nulla. Erano fermi il portafoglio. Io ho sudato, io seguivo. In diretta, li vedevi in diretta crescere. Li guardavo in diretta. Ok, e invece altre cose, diciamo, se uno, allora, quello che consiglio io, se uno vuole prendersi il primo Bitcoin o il primo Ethereum, cioè una cosa semplice così, allora io innanzitutto consiglio sempre di avere una chiavetta hardware, perché quando c'è quella hai qualche riferimento, qualche istruzione, eccetera, e ti puoi muovere con quella. Altrimenti, una cosa che comunque nella gestione quotidiana crescendo va fatta è di installare MetaMask, che si può utilizzare sia sul telefonino, me lo insegni tu, che su Firefox, Google Chrome o quello che si vuole come browser, e che ti serve come interfaccia per gestire Ethereum e tutte le valute, i token, le cripto che girano su rete Ethereum. Ether e tutte i token che girano su rete Ethereum. Sì, assolutamente l'interfaccia più interessante, MetaMask, anche più semplice. Altrimenti, un'altra cosa che, non so, si può usare per acquistare le prime cripto, per esempio, è una carta, cioè sì, un'app che si abbina alla carta di credito, oppure ci si può fare il bonifico, che è una, io ritengo, valida, è Together. Sì, che è una società, un'azienda spagnola. L'azienda spagnola, sì. Che non è male, molto semplice, intuitiva e anche veloce nell'emissione del riconoscimento della persona, quindi il KYC,
e anche l'invio della carta stessa, quindi sì, costi molto bassi. Quindi come primo passaggio per passare dal mondo Fiat in euro e comprare degli Ether, comunque qualche altra piccola Bitcoin o comunque sì, Ether, il passaggio tramite Together lo vedo interessante. Sì, secondo me è più semplice perché non hai l'interfaccia più molto più sofisticata di un exchange o cioè di una piattaforma di trading professionale. E se ti interessa soltanto comprare dei Bitcoin o degli Ethereum, quello va benissimo e c'è un vantaggio che ha la sua carta di credito e quindi li puoi anche consumare, cioè li puoi Spendere. anche spendere. Addirittura ti danno un cashback, E volendo. ti danno un cashback. Tra l'altro, c'è stata una piccola sventura a metà di quest'anno. Hanno avuto un furto e non hanno l'assicurazione sui depositi, purtroppo. E quindi il furto è andato a tutti gli utenti che avevano depositi in Bitcoin e Ethereum su Together. Hanno compensato qualcosa, no? Hanno proposto una ricompensa. Hanno detto se sei disponibile ti ricompensano nel loro token Together, che va bene, è ancora vincolato, non è ancora scambiabile su piattaforma Ethereum, credo A breve, a nel prossimo. breve, a breve. Avevano detto Sì. forse novembre, forse dicembre, non so. Settembre, sì, fine Si anno, sì, sta credo. aspettando che vada su piattaforma Ethereum e che sia scambiabile, quindi hanno proposto un rimborso con uno sconto, ovviamente, con questo token. Io avevo una cifra molto, molto piccola, quindi in quel caso l'ho accettato. E la cosa simpatica è che sono diventato socio a un livello più alto, eccetera, e quindi mi rimborsano anche le fee degli scambi di transazione. Quindi non spendo praticamente niente perché quello che spendo in euro mi viene rimborsato in Together. E poi un domani, quando aprono su Ethereum, potrò scambiare. Quindi, peccato che quei Bitcoin che stavano Adesso sono a raddoppiati. 5.000. Adesso stanno a 16, ma infatti, Ce bisogna la fare i fa. conti con queste cose quando si parla di cripto. Comunque, sì, io dai, Together, secondo me, come entry level è molto, molto Sì, buono. ottimo, Poi, ottimo. come carte, come servizi entry level, tu che cosa consiglieresti? Cosa ti viene in mente per comprare le prime cripto? Ma allora, Together sì, forse tra, diciamo, in top list tra le prime. Interessante secondo me anche Swipe.io, che è un pochino più professional rispetto a Together e ha la carta che è molto interessante, quindi diciamo per l'acquisto di cripto è leggermente più costosa di Together, Ok. ok? Come commissione. Ha molte più coin disponibili, ne ha veramente tantissimi, però la carta, devo dire, è molto più interessante come prodotto per, diciamo, spendere, okay? Perché ha un cashback che va dal 3 al 4% Di e default per tutti. Ok. No, di default è l'1%. Default è l'1. Per avere il 3% ai prezzi attuali devi bloccare tipo 200 euro del loro token e ottieni il 3%, che è tanto se ci pensi. Quindi Sì. diciamo, qualunque acquisto fai hai un 3% indietro e puoi decidere come avere il tuo cashback indietro. Ecco, quello è importante. Lo puoi mettere, io l'ho fissato in Bitcoin, quindi qualunque spesa che faccio, io ho un 3% in Bitcoin indietro. Ah, sì, ecco, questa è una cosa per esempio interessante.
dipende adesso dalle somme che spendi, come avere indietro il cashback oppure come avere gli interessi pagati. Ci sono, in questo caso, su Swipe, ma su altre piattaforme dove ti dà la possibilità di scegliere come essere ripagato. Io una cosa che faccio è, per esempio, se Bitcoin è basso, ma questa è... entriamo già in una sorta di mentalità da trading. Se Bitcoin è basso, mi faccio pagare in Bitcoin. Se Bitcoin è alto e prevedo una diminuzione, mi faccio pagare, cioè, e l'altra moneta è più, ha più possibilità di salita, mi faccio pagare l'altra moneta. Perché così, mettiamo che io devo, non so, devo incassare $5 di interessi o di cashback, o $10 di interessi o cashback. Se Bitcoin è molto alto, quei $10 hanno poca possibilità di crescere. Se invece è una monetina che prevedo che faccia un 2x, 3x, magari quei $10 diventano 30 nel giro di poco. Sì. E così. Oppure questa è una piccola attenzione. Sì, oppure se uno non vuole, diciamo, non ha la possibilità, no, di fare certe considerazioni, lo trasferisce questo cashback in euro, cioè te lo fai compensare in euro o in dollari, così, diciamo, sei più tranquillo, non hai problemi di... Sì, se non vuoi pensarci, certamente, sì. No, comunque adesso ce ne sono tante di questi strumenti più consumer che fanno un po', che uniscono un po' il mondo delle criptovalute rispetto un po' alla vita normale. Quindi, diciamo, questo mondo delle criptovalute sta scendendo piano piano verso il terreno, e questi strumenti delle carte di credito per me è uno dei primi esperimenti molto consumer, no? Dove effettivamente puoi spendere le tue cripto, ricevere indietro cripto. E io ho una specie di collezione, ce ne avrò 6-7, le ho provate un po' tutte. E devo dire, e alla fine quale usi più? Adesso, in questo momento storico, sto utilizzando Swipe maggiormente. Ok. Sì. Motivo? Per il cashback maggiore? Sì, per il cashback maggiore, sì. Ma ce ne sono tante altre. Considerare che dietro a Swipe c'è comunque Binance. Quindi Swipe è di Binance in qualche modo, quindi è abbastanza garantita, abbastanza sicura come realtà. Ce ne sono molte altre, sto aspettando la carta di credito di Eidu, questa realtà italo-svizzera. Ah, ancora non c'è? No, considera, ho fatto la sottoscrizione in prevendita ad aprile. Ok. E ancora non è arrivata. Per, hanno un po' di problemi, stanno testando. La cosa interessante è che la carta di Eidu è l'unica carta non custodial. Cioè, è una... Forse è l'unica carta che ho visto che è non custodial. Sì, che è una grande cosa. Corretto. E quello che hanno fatto è... hanno sviluppato un protocollo di secondo livello per abbassare le commissioni, perché essendo non custodial lì le commissioni, diciamo, ogni transazione rischiavi di pagare molto come transazioni della carta, perché come sottostante la carta Eidu ha Ether e IPBTC, che tu conosci. Certo, i Bitcoin di P, come si chiama? Di P-Token. P-Token. Esatto. Quindi tu, come sottostante, puoi avere queste due cripto per pagare. Quindi che succede? Quando c'è la conversione tra Ether o PBTC e paghi, questa transazione qui rischiava di essere molto alta, perché è on-chain, ok? È sulla rete. Sì. Quindi loro hanno sviluppato un layer 2 attraverso Loopring. Adesso non ricordo se è Loopring. Loopring. Qualcosa del genere, non ricordo,
che consente quindi di gestire i pagamenti a commissioni bassissime. Sì. Però ecco, sto ancora aspettando la carta. Insomma, ce ne sono moltissime, però forse sì, quella che suggerisco per chi vuole sperimentare Together, forse la più semplice, interessante, sicuramente. Ok, e dopodiché uno ha acquistato le cripto, che cosa ci fa? Ah, qualcuno ci dice che vuol dire non custodial. Lo spieghi tu che vuol dire non custodial? Ah, che vuol dire non custodial? Non custodial. Allora, custodial vuol dire che io do le mie monete in gestione a qualcun altro che le prende in custodia. Cioè, un servizio custodial tipico è quello della banca, dove io porto i soldi in banca e la banca me li custodisce. Io non ho le chiavi di movimento delle mie monete perché ce le ha la banca. Faccio una telefonata o mando un contatto via web alla banca e la banca mi muove le monete. Mentre con le cripto, che sono la moneta di internet, nativa di internet, questa cosa è diversa. Tu hai la possibilità di gestirle autonomamente le monete e quindi in maniera non cioè in maniera non custodial, ma in maniera, non so se c'è un termine specifico, ma in maniera autonoma. Si dice, è una frase famosissima in inglese, not your keys, not your crypto, Coin. not your coin. Sì. Cioè, se tu non hai le chiavi per muoverle, non sono tue. È come i soldi che dai in banca, non sono tuoi. Tu metti i soldi in banca, i soldi diventano della banca e ricevi un pagherò in cambio. Guardarsi il codice civile se non ci credete, è così. Mentre con la moneta nativa di internet, tu puoi essere proprio proprietario della tua moneta, quindi hai un portafoglio un hardware wallet che sia il Trezor, che sia il Ledger, Anche un soft wallet, o anche diciamo, un soft wallet come può essere MetaMask, più semplice e un pochino sì, più easy, magari più adatto per importi piccoli perché è un pochino meno sicuro. E da lì dai l'input e sposti le monete che sono sulla blockchain. Quindi tu dai l'input, diciamo, della transazione che avviene su blockchain. Non sì. devi comunicare a una istituzione finanziaria che lei dia l'input, ma lo dai direttamente tu. Sì, poi la cosa interessante è che se la banca sparisce o fallisce, okay, non ha Ecco. garanzie, i tuoi soldi li hai persi. Se te ti perdi il telefonino dove tu hai questo wallet non custodial, okay, quindi tu detieni le chiavi, ti perdi il telefonino, con queste chiavi puoi andare in qualunque altro computer o telefonino e ricostruire, riprenderti il tuo wallet. Quindi questa è anche Sì, una cosa infatti questa è una domanda che ogni interessante. tanto qualcuno mi fa, cioè se perdo la chiavetta hardware, perdo tutti i soldi? No, perché i soldi sono sempre sulla blockchain, tu hai bisogno delle password per muoverli. E Corretto, corretto. quindi è molto importante, nascondere, conservare molto bene le password. Se ti viene un ladro in casa, non deve essere in grado di trovarle tutte le 12 parole chiave per muoverti i soldi dal wallet. Se ti va a fuoco la casa, ti si inonda la casa, eccetera, eccetera, tu devi avere nascosto le 12 parole chiave da un'altra parte, magari dandone 6 al cugino e 6 a un altro amico che non si conoscono. Per poter risalire alle 12, cioè per poterle richiedere, rimetterle insieme e accedere ai tuoi fondi in Sembra un film, qualunque cosa succeda. sì, sembra un film di 007, no? Con le chiavi Sembra un film di segrete. 007, basta organizzarsi un pochino la prima volta. Infatti. E quindi E quindi nulla, e quindi assolutamente come primo passo, secondo me,
lo ripetiamo da diverse serate. Aprire un wallet, quindi MetaMask, noi suggeriamo MetaMask, o Edu, o comunque un wallet non custodial, proprio per questo, il suggerimento, diciamo la versione, diciamo, base dell'approccio al mondo cripto, e al contempo aprire o iscriversi a un'app che ti permette di comprare, diciamo, delle cripto, quindi abbiamo detto un Together, un Edu, uno Swipe, un qualcosa. In modo che possiamo comprare dagli euro degli Ether, trasferire questi Ether dentro MetaMask e da lì, diciamo, avventurarsi in questo mondo blockchain cripto. E dopodiché, quando ho i miei Bitcoin e i miei Ether, che cosa ci faccio? Gli approcci sono due. Uno, li tieni lì, te li scordi, ci vediamo tra 5 anni. Questo è un approccio interessante. L'altro approccio è, ok, divertiamoci, proviamo a vedere se mi danno un rendimento. Ho del valore in un wallet, vediamo se riesco a fare un rendimento. E anche qui si aprono poi mille scenari, perché diciamo, i più esperti possono fare del trading molto complesso e molto. Ci vuole anche molto tempo, no? Per provare a, diciamo, Sì, e sconsiglio se uno. tralascerei questo Sì, argomento che è abbastanza sconsiglio. complesso. Oppure provare a vedere se dando questi Ether o questi Bitcoin a qualche entità nuova della DeFi, quindi questa finanza decentralizzata, vedere se possono avere un rendimento. Un po' quello che dicevo all'inizio, quindi darli in prestito a qualcuno, no? Fare del farming, oppure che altra opzione c'è? Ma fondamentalmente direi che è quella. O li tieni fermi sul tuo wallet oppure li dai in prestito. E quando cioè li dai in prestito ad altri che li possono utilizzare per fare delle cose. È un prestito tradizionale, però fatto, cioè, analogo a quello tradizionale, però fatto sulle cripto. E i prestiti sulle cripto solitamente hanno. Si dice sono over collateralizzati, nel senso che io ti presto 100 e tu metti a pegno 150, da 150 in su. Se il tuo pegno scende sotto la collateralizzazione di 150 o quello che viene stabilito dal singolo protocollo, il tuo pegno viene liquidato e io ricevo indietro quello che ho prestato, credo, una cosa del genere. E i prestiti ci sono due macro settori che gestiscono i prestiti. La DeFi è finanza decentralizzata, quindi sono protocolli smart contract, oppure quella centralizzata, sono istituzioni finanziarie. Sì, qualche esempio? Sì. Tipo? Hai avuto esperienze sulla Poco. finanza centralizzata? Poco. Poco. Poco, Ma sì. allora io qualche cosa ho in deposito da un po' di tempo. Ho differenziato perché la prima regola è differenziare visto che molti di questi non hanno assicurazione. Sono istituzioni abbastanza grosse e sono passati anche gli anni 2017-2018 delle bolle, poi delle sbornie, no? Post-sbornie. Sono istituzioni abbastanza grosse, io quelle, diciamo, Sono più conosciute, che mi dai, più sento di conosciuto. citare, quelle che mi Citare, sento di sì, infatti. citare, quelle che mi sento di citare sono per esempio BlockFi, scritto BlockFi, BlockFi.com, BlockFi.com, che
che dà circa il 6%, credo, su BlockFi.com, che dà un 6% di rendimento in fondo a pagina, our rates, cioè le nostre, i nostri rendimenti, e dà, sì, il 6% sui primi 2,5 Bitcoin, e 5,25 sugli Ethereum, l'8,5 sui dollari. Ecco, per esempio, questa è una cosa, USDT, su USDT, sui dollari di Tether, dà il 9,3% di rendimento annuo. Questa è una grande differenza rispetto alla finanza tradizionale, cioè dove tu depositi dei soldi e non ricevi nulla in cambio, e soprattutto se li depositi liquidi, cioè che li puoi prelevare in qualsiasi momento. Qui depositi dollari, quindi è moneta stabile, uno vale uno sempre, e ci ottieni in cambio un rendimento. Ma solo hanno un periodo di lock? No, assolutamente. Okay. Assolutamente. Tu li depositi, dal giorno in cui li depositi prendi, per quanto riguarda il dollaro di Tether, USDT, prendi il 9,3%. Per quanto riguarda Bitcoin prendi il 6%. Allora, il mio ragionamento è comunque non rincorrere a tutti i costi quello che mi dà l'API più alto, il rendimento più alto, ma differenziare, quindi metterne un po' qua, un po' là, in maniera che se ne cade uno non ho perso tutto il capitale, ma perché, come dicevamo all'inizio, no? Siamo nel Far West, quindi non si sa mai. Sono grossi, sono affidabili, hanno insomma spesso anche le spalle coperte, lavorano con grosse istituzioni, però così come nel mondo bancario non si sa mai, anche in questo mondo non si sa mai, con la differenza che spesso e volentieri non hanno l'assicurazione dietro. E l'altra piattaforma centralizzata che mi sento di poter citare è Nexo, per esempio. Mi trovo bene con Nexo, e tra l'altro Nexo ha anche la propria carta di credito che ha un funzionamento diverso dalle altre, cioè tu fai le spese con la carta di credito e stai a, cioè le spese che fai sono a credito, cioè tu ci paghi l'interesse sopra. Allora, quello che tu hai sul conto in cripto è un collaterale. Ok. Non te lo consumano quando tu fai la spesa. Ok. Hai capito? Aspetta, però allora da dove prendono? Tu dici, io ho un bitcoin, no? Ho 15.000 dollari in bitcoin sul conto. Sì. Quindi vado e faccio la spesa. Sì. Se la collateralizzazione è 200%, io posso spendere fino a 7.500 dollari equivalenti. Senza impattare... Senza impattare nulla. Pago gli interessi sul credito che mi viene dato. Ah, ok. Cioè io sto andando sotto sul mio conto, tra virgolette, no? Hai capito? Cioè mi stanno aprendo una linea di credito, flessibile. Flessibile. Perché in qualsiasi momento io la posso chiudere. E che interesse vi chiedono su questa esposizione? Vediamo, allora... Perché le carte normali in Italia chiedono... Sì, no, sconsigliabile, 13, sconsigliabile, sì, direi. 13-14%. Sì, no. Ah, non è così semplice da capire. No, non è semplice da capire. No, poi lo studieremo. Non ti preoccupare. I tassi di rendimento sono chiari. Sono chiari. Earn on crypto, guadagna sulle cripto.
E ti dice il rendimento è 12% sul dollaro di Tether, 8% su Bitcoin, 12% su DAI, che è un altro dollaro stable, un'altra stable coin che è il dollaro. Cioè praticamente 12% sui dollari di vario genere e l'8% su Bitcoin, 8% anche su Ethereum. Mentre per quello che riguarda il credito non è così chiaro da capire. Non è scritto qua. Non è scritto chiaramente, siamo in home page. Comunque questo è nexo.io. Sì, da buoni... Ecco, tra l'altro il tasso di interesse di se depositi di Bitcoin è 8%, quindi è buono, molto buono. Tanta roba. Molto buono. Sì. Ah no, mi correggo, scusami. 6% se lo prendi in Bitcoin, 8% se lo guadagni in Nexo, che è il loro token. Ah, okay. Comunque puoi tradarlo, puoi sempre scambiarlo la su loro rete piattaforma. Ethereum. Ok. Quindi abbiamo detto BlockFi, Nexo, Celsius. Sì. Celsius Network, credo che sia. In un'altra piattaforma di finanza centralizzata. Un'altra piattaforma di finanza centralizzata, questa ha la caratteristica che funziona solo su telefonino. Ah. A differenza delle altre due che funzionano prevalentemente su computer, cioè che ci accedi prevalentemente su computer, Celsius è solo su telefonino. Ha un sito che puoi, diciamo un home page, un sito esterno che puoi controllare su, ha una pagina web, diciamo, però la app ci entri solo, l'app ci entri solo da telefonino. Anche qui ha buoni tassi di interesse, funziona bene, ha il loro token, ti danno un incentivo ovviamente se guadagni gli interessi con il loro token invece che nella stessa moneta. Ho capito. E a Celsius.network. Network. Sono che sono inglesi, americani. In questo specifico momento è offline per manutenzione, quindi non ci si può accedere adesso, però insomma era online pochi minuti fa, ma ha sempre funzionato bene. Tocchiamo ferro, questa manutenzione. È di nuovo online adesso. E loro hanno interessi sulle stable coin, quindi sui vari generi di dollari che arrivano al 13,86%. Ovviamente se li prendi in CEL, che è il loro token, altrimenti è un po' più basso. E anche loro, quindi questo rendimento è giornaliero? Sì, sì. Sì, giornaliero. Giornaliero. Interessante. E se no, 13,86, altrimenti si riduce al 10,51 se lo prendi nella moneta stessa. Su Ethereum danno il 5,50 che è aumentabile al 7,21 se lo prendi nella moneta. E Bitcoin 4,50 aumentabile al 6,20. Quindi in questo momento Nexo è il più vantaggioso tra questi, tanto per intenderci, ti dà l'8%, no, ti dà il 6% oppure che si aumenta l'8%. E invece in finanza decentralizzata, quindi continui a mantenere le chiavi delle tue monete, lì c'è uno sviluppo enorme, velocissimo, e ce ne sono tanti. Cosa ci... Citi, cosa ti viene in mente da citare, per esempio? Perché intanto... Beh,
Fai pensare. Bancor? Non lo conosco. Ma io, ecco, non li uso molto, sono molto. Non li uso molto. Però sì, anche lì, come nella finanza centralizzata, ce ne sono N, anche lì molti. Fammi vedere questo. Vediamo se va. Secondo me una cosa che funziona bene, è il discorso di mettere in pool in Uniswap. Per quello che riguarda finanza decentralizzata, se uno Sì, vuole vabbè, avere un più conosci. rendimento, Sì. va su Uniswap, vediamo un attimo, È sicuramente il più conosciuto, che è il più. uniswap.exchange, che poi ti dà, ti fa il forward a app.uniswap.org. E si va su, invece che scambia, che è la selezione di default, si va su riserva, add liquidity, cioè aggiungi liquidità, e lì selezioni i due token, le due monete di cui aggiungi la liquidità. Allora, diciamo che ultimamente, fino che Ethereum va su, sta dando buoni rendimenti, per esempio la coppia Ethereum-USDT, che è una delle Sì, coppie più gettonate. utilizzate per gli scambi. E quindi, siccome tu, quando metti la liquidità in questi exchange, sei tu che fornisci la liquidità per chi vuole fare gli scambi e ti prendi una piccola percentuale sulle transazioni che avvengono. Una delle pool più usate, cioè delle transazioni più fatte, più utilizzate, è proprio il cambio tra dollaro e Ethereum, o tra Ethereum e dollaro. Molti entrano in Ethereum, vogliono una stablecoin e quindi cambiano in USDT. Quindi la coppia mettere 50% Ethereum e 50% USDT in coppia, fornirle come liquidità, sta dando buoni rendimenti. Questo funziona fino a che Ethereum sale, ovviamente. Se scende, dopo rischi di rimetterci. Però adesso, prossimamente, diciamo, non è un avviso finanziario e non sono un professionista finanziario assolutamente, ma secondo me Ethereum ha ancora dei margini di salita per il prossimo futuro. E poi per rimanere in tema, su Uniswap possiamo mettere anche la pool Trips Ether, Sì, giusto? sì, sì. C'è Volendo. la pool Trips Ether che adesso la vado a cercare e la linko. Basta, allora, quando si seleziona il token sotto, bisogna cambiare la lista, quella di default. Non va bene, bisogna andare sulla lista di Kleros e su Kleros poi si può digitare trip. E vengono fuori. Quindi si seleziona la pool, che la pool in questo caso Se vuoi condivido lo schermo, facciamo vedere. sì, se ci sei, sì, io intanto Sì. metto il link su Facebook. Eccola qua. Si vede da qui. Adesso sta caricando. Eccolo qui. Allora andiamo in cerca. Trips. Eccolo qua. Quindi questo è il. Aspetta, rallenta, rallenta, eh. Rallenta un attimo.
Ok, ci siamo. Perfetto, eccolo qua. Siamo dentro Uniswap. Ho cercato il token TRIPS. E questo è il, diciamo, l'interfaccia che fa vedere la pool di TRIPS Ether all'interno di Uniswap. Quindi qua si può vedere il prezzo ad oggi è circa... Questo è il prezzo del TRIPS, del token TRIPS. Con il grafico sull'andamento del prezzo che oggi è quotato 16 centesimi di dollaro. Invece sotto, Corretto. in basso a sinistra, si vede che c'è la pool di scambio, cioè la disponibilità di liquidità per chi vuole scambiare i TRIPS con gli Ether. Se clicchi in basso a sinistra, TRIPS Ether. Sì. Esatto. Eccolo qua. Esatto, questa qua è la pool, si vede sopra, dovrebbe esserci l'indirizzo, c'è l'indirizzo della pool da qualche parte? Perché una cosa che bisogna sempre stare attenti è che corrisponda all'indirizzo della pool o comunque verificare l'indirizzo dei due token, Sì, perché generalmente se... chiunque può pubblicare Sì, una qualunque pool tipo di... Sì, però ecco, e se uno spesso scrive trip, se ci sono dei uno scrive fail. trips, sì, Sì, compaiono sì, solo questi due, sì. quindi eccolo qua. Ok. Quindi qua ti dà l'andamento della liquidità nella pool e per esempio, forse oggi o negli ultimi giorni c'è stato un aumento di liquidità, Qualche... vedo. Sì, c'è stato un aumento di liquidità, c'è stata anche una transazione un'ora fa, quindi qualcuno ha venduto, ha comprato TRIPS, Ha comprato 2 dollari di trips, sì. $2 di TRIPS, sì. Corretto, e al prezzo di 0,16 ne ha presi 14,33. Vediamo il volume. Quindi sì, diciamo, è molto semplice, quindi sempre collegare Ah, gli ci swap. chiedono, chiede Sì. Antonella, ci fate vedere i passaggi per spostare i trips nella pool? Cosa intendi, Antonella, per spostare i trips? Ah, cioè per metterli nella pool? Ok, in pratica, per metterli nella pool devi collegare devi collegare Uniswap con MetaMask, che è la volpina in alto, il plugin, Questa qui. che deve essere installato sul browser. E lo colleghi. Eccolo qua. Faccio vedere uno dei miei wallet. Ok, quindi come vedete qui ci sono dei trips e degli ether. Quindi semplicemente collegando, perché si è già collegato, però al momento in cui vai dentro Uniswap fai collega wallet in alto. In alto ti appare Non collega connesso, wallet. però sembra che sia non connesso. Possibile? Vediamo. Dice non connesso, Ah, vedi? sì, non connesso. Sì, questo non è connesso. Ok. Probabilmente in alto in Uniswap c'è il pulsante Sì. per connetterlo. Se andiamo nella pagina, vediamo. Perché questo Vabbè, rientra c'è add dentro. liquidity, aggiungi liquidità. Sì, aspetta che tocca, esatto, eccolo qua. Add liquidity, quindi Seleziona è token, ecco collegato, in questo caso è adesso sì, collegato. compare l'indirizzo del wallet in alto a destra, quindi è Corretto. connesso, oppure probabilmente ti Esatto. chiede lui di connetterlo. A quel punto seleziona token sotto, sei nella Uniswap default list, quindi probabilmente forse non ti viene fuori TRIPS, prova a No, vedere se c'è, no, 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 non non viene viene fuori, fuori. quindi No. devi cambiare lista sotto, da Sì. Uniswap vai in quella di Kleros. Sì. Eccolo qui. Esatto, Kleros. A quel punto puoi digitare. Eccolo qua. Ne hanno fatti di update oggi, Kleros? Sì. Ah. Quindi a questo punto, quindi che ho collegato il wallet, ho trovato il token Esatto. TRIPS, E posso decidi dire, ok, ovviamente ce quanti n'è 100. mettercene. Cioè, il concetto della pool è che c'è sempre la stessa, cioè tu inserisci in pool sempre il valore al 50% di una moneta e al 50% dell'altra moneta. Per esempio adesso se mettiamo 10 trips in liquidità, quindi facciamo supply,
conferma, gira il lui assoluto. apre MetaMask, ti chiede a MetaMask di confermare la procedura. Corretto. MetaMask ti propone qual è il consumo di gas in questo preciso istante. Altissimo. Altissimo, altissimo, sì. Però il venerdì sera di solito tende ad abbassarsi. Quindi allora, per mettere in pool 1,36 euro di TRIPS, sto pagando 1,64 euro di gas. Ah, tu lo vedi? Io non riesco a vederlo adesso perché è una pagina... Ah, okay. Ok. Allora, ecco, questa cosa interessante, per esempio, quando si fanno le transazioni su rete Ethereum, vale la pena dare un'occhiata al prezzo del gas. E adesso posto qui alcuni siti che per esempio io utilizzo per vedere il gas, siccome ce ne sono vari di siti e non tutti hanno la stessa opinione su quelli che sono i costi di gas, io faccio ne guardo due o tre e mi faccio un'idea di quello che può essere. Allora, Etherscan è il sito più utilizzato di riferimento. Gas Tracker di Etherscan è quello più utilizzato. E Etherchain è quello che a volte ti dà dei valori più bassi e a volte faccio un'interpolazione tra il valore minimo di Etherchain, che è esageratamente basso, e quello di Etherscan. E invece ethereumprice.org ha di bello che ti dà una tabella con l'andamento settimanale del prezzo del gas, quindi ti puoi anche fare un'idea se sei in un momento in cui il prezzo probabilmente tende a salire oppure probabilmente tende a scendere, perché tu inserisci un'operazione con un prezzo tendenzialmente minimo e devi sapere se non viene presa subito quell'operazione. Se è probabile che nei prossimi minuti venga preso perché il prezzo sta scendendo, o è improbabile e rimarrà lì sospesa ore, oppure verrà rifiutata perché sei in una fase in cui il prezzo del gas sta salendo. Corretto. Ah, e ci siamo dimenticati dell'ultima, una cosa importante, che mettendo i trips dentro gli swap anche loro hanno un rendimento. Esatto, ne stiamo parlando per quello. Sì. Attualmente il rendimento è stato del 50% mensile, quindi tu tieni i TRIPS per 30 giorni, all'inizio del mese successivo ti viene pagato, diciamo, dai 30 giorni in su in proporzione al numero di giorni che hai tenuto, il 50% in più in valore. Quindi tu metti lì 10 euro, 100 euro di TRIPS, 1000 euro di TRIPS e al mese successivo ricevi 500. 500 euro in TRIPS equivalenti. Corretto. Questo valore però viene modificato di mese in mese con una votazione che facciamo in community. Esatto. Quindi può valer la pena stare su di... Ah, ecco, non bisogna neanche chiedergli i soldi, perché all'inizio del mese su quell'indirizzo che ha fatto la transazione. la transazione, che ha fatto il versamento nella pool, vengono versati i soldi in automatico a inizio mese. Corretto. È interessante che la community stessa votando che decide il rendimento Sì. ogni mese. Quindi chi ha TRIPS può votare, quindi può decidere, può mettere i TRIPS in Uniswap e, diciamo, ricevere altri TRIPS. Sì, adesso volevo vedere in vita Discord, così metto su Facebook anche il link di invito su Discord a chi volesse partecipare alle chiacchierate, perché quello è non solo un posto di annunci come funziona, come Telegram, come Facebook, ma proprio un Operativo. operativo, sì, operativo, dove si decide cosa fare, si prendono decisioni, ognuno può partecipare nei vari mille canali che ci sono, secondo quello che gli piace di più, in italiano e in inglese.
Sì, adesso la novità anche in inglese. Bene. Wow! Direi che abbiamo raccontato, parlato un po' di DeFi, sì. Finanza classica, centralizzata, siamo andati a finire in Uniswap, le pool, i rendimenti, è un mondo che avanza di giorno in giorno. Sì. È bene essere aggiornati. Allora, l'appuntamento di venerdì prossimo sarà intensissimo, perché sì, parleremo di tokenization e poi di rendimenti, quindi tutto il discorso, come valutare i vari progetti, le varie monete, il tema circulating supply, total supply, metodi di emissione, metodi di blocco, blocco scaglionato, progressivo, staking, farming, API, APR, pooling, AMM, impermanent loss, gli arbitrageur, l'arbitraggio, i guadagni sulle transazioni del pooling, tutta la storia del sushi farming e tratteremo la novità del momento che è Origin USD. Esatto, che forse magari quello prenderà un po' di tempo perché è a valle del webinar di Luca, giusto? Giusto, webinar di Luca in inglese con Matthew Lee, mercoledì mattina alle 10. Perfetto. In diretta su Facebook, su YouTube. Su YouTube, ok. Su YouTube. Beh, quindi venerdì avremo anche qualche post webinar da discutere. Ci saranno tante cose. Bene, allora. Ci prendiamo posto. Un riposo. Sì, direi, chiudiamo la settimana, che io da domani noi entriamo in zona rossa, quindi la Toscana. Quindi mi aspetta un mese di casa fisso. Noi in zona arancione. Vediamo cosa faccio. Avrò tempo per sorprese. Studiare. Buon riposo. Grazie. Ciao Francesco, ciao a tutti. A presto. Ciao Trips Community. Ciao.